Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la prima edizione di oggi, in studio con voi Rosario Moreno. Elezioni USA 2020, ci sono risultati sempre, comunque Biden sembra più vicino alla Casa Bianca, corre in Pennsylvania, 1200 voti da Trump in Georgia. È attesa comunque per Arizona e Nevada. Il Covid imperversa negli USA col record assoluto di 121.000 contagi, mentre il paese aspetta ancora di capire chi sarà il nuovo presidente. La situazione è sempre più favorevole a Biden, che continua a incassare consensi in Pennsylvania, riducendo notevolmente la distanza da Trump. In Georgia, stato tradizionalmente repubblicano, è quasi parità. Comunque gli scrutini in Arizona e Nevada sono lentissimi. Le capriole di Fontana e degli altri governatori su zone rosse e criteri, prima era competenza del governo, vi ricordate quando dicevano competenza del governo? Ora dice che è inaccettabile. Il presidente della Lombardia, fin dal caso di Alzano e Nembro, ha sempre sostenuto che la scelta sulle zone rosse spetti a Roma. Ora che Palazzo Chigi ha provveduto, la decisione è diventata inaccettabile. Anche Spirlì in Calabria e Cirio in Piemonte contestano i parametri adottati. Eppure sono stati decisi e condivisi insieme alle stesse regioni che sono rappresentate anche nella cabina di regia che effettua appunto il monitoraggio. Finché servivano per rallentare la stretta, nessuno li aveva criticati. Anzi, in quel caso i presidenti di regione chiedevano autonomia nelle scelte. Quando invece i numeri sono tornati a salire, è partito il gioco del cerino. La regione Lombardia comprerà 150.000 vaccini antinfluenzali da un piccolo studio dentistico di Bolzano, un affare da 2,7 milioni. C'è stato un bando lampo, cioè è stato chiuso dopo 24 ore, di aria, aggiudicato il 29 ottobre da uno studio del dottor Mac e dottor D'Amico SRL, cioè una società costituita il 30 settembre scorso con un capitale sociale di 10.000 euro. Come principali attività gestisce uno studio di dentisti in Alto Adige. Ha offerto 120.000 dosi di Influvac Tetra a 17,85 euro l'una, insomma, e 30.000 di Fluquadri a 18,90 l'una. Il DG della centrale acquisti regionale ha detto: se hai i requisiti per poterlo fare non c'è nessun problema dal punto di vista della legittimità. Concorso straordinario insegnanti, ma cosa succede dopo la sospensione? I sindacati dicono: così c'è disparità di trattamento tra candidati. Se i sindacati parlano di caos, dal Ministero cercano di tranquillizzare chi ha già svolto le prove sia chi deve ancora studiare. Oltre il 70% dei candidati, fanno sapere dagli uffici di Viale Trastevere, ha già svolto le prove che saranno corrette da remoto, come prevede il decreto del Presidente del Consiglio. Per chi non lo ha fatto, a questo punto una minoranza dei candidati, si è pronti a ricalendarizzare appunto le prove a dopo il 3 dicembre. Coronavirus in Francia, più di 58.000 positivi. A Parigi ospedali sono saturi al 92%. C'è un record di contagi in Austria. Tutto il paese è diventata zona rossa, con più di 27.000 persone ricoverate in ospedale. In tutta la Francia i pazienti Covid-19 occupano più dell'80% dei letti in terapia intensiva della nazione, il dato più alto da aprile. Si abbassa invece il fattore di riproduzione R0 in Germania, ma preoccupa la mancanza di personale specializzato nelle terapie intensive. Notizie da Napoli e dalla Campania. Nel Vesuviano, maxi sequestro di merce a marchio TUN contraffatta. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di un'operazione tra Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano, ha sequestrato 6.647 articoli e accessori per la casa, 165 rotoli di stoffa equivalenti a 4.250 metri e 250 kg di prodotti semilavorati con il noto marchio TUN contraffatto. In particolare, la compagnia di Ottaviano, nel corso di tre distinti interventi in altrettanti depositi commerciali, ha sequestrato
registrato migliaia di prodotti tessili per la casa e centinaia di rotoli di tessuto sui quali era apposto senza alcuna autorizzazione il noto marchio simbolo del Natale. Muore un neonato in una nota clinica del Vomero, cioè la rabbia punta due denti, una tragedia, una nota clinica del Vomero, la Sanatrix, dopo il decesso di un neonato appena partorito dalla madre ventenne. Quest'ultima si era recata nella struttura sanitaria dopo un malore. Aveva la febbre e, secondo i parenti, l'attesa per l'esito del tampone potrebbe aver ritardato in maniera decisiva il cesareo. Ho una visita medica urgente, ma il certificato è falso. È stato denunciato un 23enne ad Arzano. Devo fare una visita medica urgente. Con questa motivazione, un 23enne ha cercato di entrare in zona rossa ad Arzano. La visita medica, però, hanno scoperto i poliziotti, non era stata prenotata e il certificato è esibito era un falso. Il giovane, fermato in via Limitone, ha detto che si stava recando in uno studio medico e ha mostrato sullo schermo dello smartphone un certificato che attestava la prenotazione. I poliziotti hanno effettuato verifiche e scoperto che la fidanzata del giovane, segretaria in uno studio medico, aveva compilato per lui il certificato all'insaputa del datore di lavoro. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, come si muove la seconda ondata dall'inizio dell'epidemia? In Friuli Venezia Giulia sono stati eseguiti 543.000 tamponi che hanno permesso di individuare 11.264 casi, con un'età mediana delle persone colpite di 50 anni. In Friuli Venezia Giulia, appunto, dicevamo che dall'inizio della pandemia sono stati fatti tanti controlli, tanti tamponi, e hanno permesso di individuare gli 11.264 casi di Covid-19 con un'età mediana delle persone colpite di 50 anni. Sono poi stati registrati 414 decessi di persone con un'età media di 85 anni che fissano la letalità grezza, appunto, della nostra regione al 3,5% dei casi contro il 5,5% di quella nazionale. Dipendenti infedeli rubano i dati e poi fondano una nuova ditta. La polizia postale ha denunciato 4 persone che lavoravano in un'azienda leader della lavorazione meccanica di alta precisione. Come dicevamo, la polizia postale di Trieste, Venezia, Pordenone e Udine ha denunciato 4 persone, ex dipendenti, appunto, di un'azienda leader nella lavorazione meccanica di alta precisione nel settore automobilistico, automotive, aeronavale, ferroviario, energetico, siderurgico e alimentare, per accesso abusivo a sistema informatico o telematico, danneggiamento di sistemi informatici o telematici e turbata libertà dell'industria e del commercio. Tolte le siepi in via Leopardi a Udine, venivano utilizzati dagli spacciatori come nascondiglio per la droga. Ieri mattina il sindaco di Udine Pietro Fontanini e l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani hanno effettuato un sopralluogo in via Leopardi per prendere visione della rimozione è stata effettuata appunto dagli uffici del verde pubblico dei cespugli cresciuti spontaneamente nell'area verde collocata al centro della strada. Presenti anche i consiglieri comunali Paolo Forramitti e Elisabetta Marioni. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.